Bella zi, oggi andiamo a mangiare ebraico al quartiere ebraico di Roma. Te cammini al centro, all'improvviso, bam, bella carne. Portico d'Ottavia, te portano il carciofo fritto, i loro antipasti. Cucina kosher è buona perché, a parte che è buono anche Simone, ma è buona perché? Perché hanno una serie di tradizioni che portano avanti da secoli e senti proprio al palato questa storia. Che vuol dire per esempio kosher? Niente maiale, quindi carbonara col prosciutto di manzo kosher. Io preferisco il guanciale, ma il concetto è che quando vado là mi riempio di tutto. E è quando mi portano il tè caldo e i dolci. Tu non puoi capire la gioia!